Se può aumentare la propria velocità di scrittura fino a 100 parole al minuto in una settimana, bene, questa è stata la sfida della settimana scorsa e oggi vi spiego com'è andata. L'obiettivo di questa sfida è principalmente scrivere più velocemente, non dover guardare la tastiera ogni volta e fare meno errori nello scrivere. Io ci ho provato e questo è il mio risultato. Prima di tutto definiamo le regole di questa sfida. Ogni giorno bisogna loggarsi su www.keybr.com e scrivere velocemente per circa 20 minuti utilizzando la tecnica a due mani, scrivendo con tutte le dita. Un tutorial per scrivere in questo modo lo trovate qua sopra. Inizialmente, prima della sfida, sapevo già scrivere con questa tecnica, quindi avevo già superato lo step iniziale, perché effettivamente i primi giorni dici ok, è inutile questa tecnica, non mi serve a niente, scrivevo meglio prima, invece poi col tempo scopri che è molto più utile della tua classica tecnica a due o tre dita. Bisogna evitare di ascoltare musica, imparate il triplo e fate la metà degli errori. Come potete vedere da questo grafico, questa è stata la sessione utilizzando la musica. Come potete vedere, vanno a estremamente aumentare gli errori e poi la velocità non sale, rimane uguale. Quindi non fatelo. Ogni giorno ho fatto un piccolo timelapse di me che scrivevo. Diciamo, in questa sfida ho voluto vedere se era possibile superare il limite delle 50 parole per minuto. Infatti esiste un limite abbastanza fisico, umano, nel quale la gente senza tecnica, nessun tipo di tecnica, si ferma al suo limite circa verso le 50 parole per minuto, c'è un taglio netto di tutta la popolazione. Come potete vedere da questo grafico, tutti quanti si aggirano circa verso le 30 parole al minuto. Poi vi mostrerò io dove sono messo, però prima di tutto volevo illustrarvi due cose. Com'è andata? Inizialmente, come vi ho già spiegato prima, mi sembrava veramente controproducente che non servisse a niente. Infatti, lunedì, martedì e mercoledì sono stati 3 giorni nel quale sono stato ancorato alle 45 55 parole al minuto, però non c'erano dei grandi miglioramenti. Uno step up, un livello up è avvenuto venerdì, infatti sono riuscito a completare una serie di esercizi senza neanche un errore, poi ovviamente magari uno, due errori, tre errori ci stavano ogni volta, però sempre inferiore alla mia media, cioè sempre superiore alla mia media, sempre meno errori. Sabato ci ho dato abbastanza dentro, infatti avevo paura che in questo video non sarei riuscito a dire niente di interessante, quindi ho detto magari ci velocizziamo un po', invece che 20 minuti al giorno come facevo normalmente ogni giorno ne ho fatti 40. E invece domenica, che è stato l'ultimo giorno, ho avuto una sorpresa bellissima, infatti sono riuscito a solcare un nuovo record che batte tutti quelli precedenti. Forse è stata una botta di fortuna, però l'ho fatto. Infatti sono riuscito a toccare il picco di 87 parole, 78 parole al minuto. Sì, 87 sarebbe bello. Quindi siamo un po' distanti dalle 100 parole al minuto, concordo. Però era un obiettivo un po' alto, diciamocelo. Però vorrei guardare un attimo meglio le statistiche. Infatti, come potete vedere, queste sono le statistiche dei diversi giorni. Scusatemi se il quarto e il quinto non ci sono, mi sono dimenticato. Però l'ho fatto, c'è il timelapse. Come possiamo vedere, nei primi giorni facevo pochissimi errori. Poi il secondo giorno, quando ho ascoltato la musica, c'è stato un picco astronomico di errori. Quarto e quinto giorno sono un po' un babboggia, non ci sono. Sesto giorno ci sono molti meno errori. E settimo giorno non si vede, però c'è un picco. E nella velocità di scrittura sono arrivato a 78 word per minute. Secondo le statistiche di questo sito, KBR, dice che sono migliore del 75,4% nella mia scrittura abituale. Invece il mio record, quello di 78 parole al minuto, batte ben il 94,5% di tutte le persone che sono entrate su questo sito. Quindi, that's great. Non capisco certe statistiche, ad esempio, qua nel sito c'è scritto che io avevo un average typing speed di 92 parole al minuto e una top typing speed a 104 parole al minuto. Tutto il tempo prima mi dicevi che facevo dalle 40 alle 60 word per minute, cosa mi dici? 104? Però vabbè, quindi io posso dire che ho raggiunto le 100 parole al minuto. Però c'è scritto, cioè io non dico delle bagianerie. Quindi cos'è servito? Ce la faccio a scrivere senza guardare lo schermo? Sembrerebbe proprio di sì. Anche se non ho raggiunto il mio obiettivo e mi sono fermato alle 78 parole al minuto, se il mio incremento da
prima a dopo in una settimana, avendo già fatto diverso allenamento, quindi essendo svantaggiata perché i maggiori vantaggi ce l'hai all'inizio, è stato del 25%. Io penso che se voi vi ci mettiate e proviate a farlo da zero, senza aver mai toccato una tastiera e un programma per scriverlo velocemente, riusciate a fare anche più del 30% di vantaggio rispetto alle altre persone. Quindi che dire, ve lo consiglio, dato che tutti i giorni scriviamo sulla tastiera praticamente. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un likeozzo, mi farebbe un sacco piacere, e se volete iscrivetevi che siamo in pochi e dobbiamo aumentare. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video e ciao! A proposito, se volete consigliatemi che video fare. Sono sempre pronto ad accettare consigli.